Buongiorno e ben svegliati. Allora, che estate sarà questa? Beh, di sicuro sarà un'estate ai tech, anche perché oramai tech è tutto l'anno. Dunque, se vogliamo essere trendy sotto l'ombrellone, ma anche soltanto se vogliamo essere un po' più comodi, passare un po' più comode queste vacanze, dobbiamo dotarci di una serie di gadget. E questo, insomma, Virginia, tu lo sapevi? Sei pronta a dotarti? Già, Emma, se ormai veramente non si possono più abbandonare. Una volta si staccava il cellulare quando si andava in vacanza, adesso non più. Hai perfettamente ragione, anzi, si accende, si controlla che c'è la carica batteria, che è tutto a posto, altrimenti non si parte. Noi parliamo di questo argomento con il nostro oramai esperto, Michele Ficaro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per Ciao Michele, presidente di Asso Digitale. Allora, senti, io vorrei iniziare chiedendoti così una cosa, ma secondo te esiste un trend, cioè ci sarà un trend in quest'estate? Perché io ho detto, in realtà oramai della tecnologia non si può fare a meno. Esatto. Però anche la tecnologia, secondo me, ha le sue mode, eccetera. Qual è, secondo te, se c'è quest'estate, la moda tecnologica? Allora, più che di una moda si parla di una necessità, nel senso che oramai tutti ci portiamo il nostro tablet, il nostro smartphone all'ombrellone, quindi spiaggia, e quindi c'è un problema di fondo, che viene esposto alla sabbia, viene esposto ovviamente all'umidità, alla salsedine, e soprattutto viene esposto ai figli, che molto spesso li prendono, li seppelliscono, come è successo a un mio amico settimana scorsa, che si è trovato lo smartphone dentro praticamente il castello nel di sabbia. Nel castello di sabbia. Esatto. Quindi di sicuro c'è un trend fortissimo, che è quello delle custodie indistruttibili, impermeabili, per cui poi tu lo smartphone o il tablet puoi farci qualunque cosa. Tanto un trend importante, perché anche qui c'è un'offerta pazzesca, si passa da poche decine di euro di quei sacchetti trasparenti che sembrano dei sacchetti della spesa chiusi in cima, a delle vere e proprie custodie indistruttibili, addirittura a norme militari, che costano svariate decine se non centinaia di euro. Come sempre nella tecnologia c'è, diciamo, appunto la possibilità di avere a molto poco o a tantissimo. Esatto. Quindi oggi tu sei qui per aiutarci proprio a capire, con un prezzo decente, diciamo, che cosa possiamo portarci a casa con soddisfazione. Io inizierei, ora abbiamo diviso questa puntata in diversi settori tecnologici. Partiamo dal wellness, perché estate secondo me non è neanche più il momento di sbracarsi e basta sotto l'ombrellone, ma c'è sempre più, visto che parlavamo di tendenze, anche quella di, come dire, del benessere, quindi di fare palestra anche in spiaggia, giusto? E anche in questo caso ci sono dei gadget che sono stati appositamente creati. Ce ne parla Edoardo Calcagno. Un classico dell'estate, si sa, è anche il tentativo di rimettersi in forma. E anche in questo campo ormai l'elettronico occupa una sostanziale fetta di mercato del settore. Il primo gadget del vero sportivo è il braccialetto che monitora le vostre abitudini. Ore di sonno, passi camminati, battito cardiaco sono solo alcuni dei fattori presi in analisi. Vengono ormai prodotti in ogni forma e colore, con una fascia di prezzo che parte dagli 80 fino ad arrivare a 300 euro. Joe Bon è uno dei più conosciuti, anche perché vengono venduti dalla Casa della Mela, ma si possono comprare anche della Nike, Adidas, Sony, a forma di gioiello, e chi più ne ha più ne metta. Interessante è la nuova linea del colosso tedesco Adidas Mi Coach, fasce e sensori che permettono di correggere il proprio allenamento anche grazie ad applicazioni specifiche da scaricare sullo smartphone. In occasione del mondiale è anche stata presentata una palla da calcio a 199 euro che vi farà vedere come calciare e dove sbagliate nell'impatto. Nike già da anni ha in commercio scarpe per il running con la tecnologia Nike Plus, un sensore da posizionare sotto la soletta che si collega automaticamente al vostro iPhone. Oltre alle statistiche è possibile creare playlist musicali che vi motivino, oltre che gli allenamenti, voce compresa, di famosi allenatori di calcio e basket. Ho appena dimostrato di essere una primitiva digitale, che mi stavo stupendo di una cosa che in realtà, come dire, tu mi stavi dicendo, ma no, in realtà sul mercato c'è da tanto. Io stavo guardando l'ultimo, il sensore sotto la scarpa. Il vecchio sensore della Nike ormai è preistoria. Perfetto, ma è utile, visto che tu dici preistoria, no? Siamo abituati a credere che la tecnologia, insomma, quella migliore, è l'ultima uscita, anche in questo campo. Ma no, diciamo che quel sensore, per esempio, è l'esempio, cioè era nato quasi 5 anni fa, si infilava addirittura dentro le scarpe, perché allora gli smartphone, e segnatamente l'iPhone,
non aveva il sensore di movimento e quindi non poteva rilevare un movimento, quindi una falcata piuttosto che un calcio, senza quel sensore. Oggi lo fa tranquillamente tenendolo in tasca, quindi è assurdo spendere 40 euro per comprare un sensore se hai uno smartphone, diciamo, di ultima generazione. Ecco, questo è importante, anche parliamone subito. Poi voglio spendere due parole sul pallone perché ci ha colpito tutti. Tu hai detto una cosa giusta, oramai comunque tanta tecnologia, tanti gadget sono superati più che altro perché li abbiamo già nel nostro smartphone. Esatto. Nel caso del wellness, quali sono alcuni esempi? Ma guarda, allora, qui mi inviti a nozze, anche perché come puoi vedere io giro oramai con sensore di movimento, smartwatch che misura anche le pulsazioni cardiache, quindi, come dire, se vogliamo una misurazione assolutamente accurata, perché siamo degli sportivi pazzeschi, allora è chiaro che ci vuole un device esterno. Tra l'altro Apple in questo momento, anzi a settembre, lancerà il suo iWatch, di conseguenza, ecco, che si vedono bene e che la farà da... I costi saranno elevati però, sì, immagino, si parla di oltre 400 euro, però misurerà tutto, misurerà anche l'ossigeno nel sangue, le pulsazioni cardiache, sarà addirittura quasi uno strumento medico. Stando su cose semplici, il consiglio che io do a tutti, per esempio c'è una bellissima applicazione che è di Runtastic, che è una marca molto nota, che ti permette di fare gli addominali alla mattina con un programma, praticamente l'applicazione è gratuita e per 15-20 minuti ti fa il programmino e ti dice, ci sono anche i video che spiegano come fare gli addominali, si chiama Six Pack, cioè pacco 6, che è come quelli, i famosi 6 muscoli degli addominali, la famosa tartaruga, è gratuita, si scarica tranquillamente in rete e a me ha salvato la vita, perché quando non posso andare a correre la mattina perché sono di corsa, anche quei 15-20 minuti fatti tutti i giorni di addominali con un sistema guidato ti permettono di tenerti in forma gratis. Non mi ci vedo, ti dico la verità, fare gli addominali la mattina. Mai dire mai. Hai ragione. Senti, un'ultimissima cosa su questo argomento. Sappiamo che Apple, insomma, è famosa proprio anche per questa inventiva, per sfornare, insomma, anche questi gadget molto costosi, come abbiamo doverosamente detto. Per altre invece applicazioni o altri gadget per, diciamo, marchi o meno costosi o comunque diversi? Beh, quello di caso dicevamo prima, quello di Adidas, della fatidica palla da calcio di Adidas, che tra l'altro è già in vendita negli Apple Store, quindi guarda caso poi i mondi si incontrano, costa 299 euro. Che cosa fa? È un pallone da calcio di pelle normale, normalissimo, con dentro dei sensori, dei giroscopi che fondamentalmente tracciano tutta l'attività del pallone. Qui tu puoi sapere quanti tiri hai fatto, dove li hai fatti, in che lato del campo li hai fatti, quanti passaggi sono stati fatti, la velocità di calciata della palla, che al di là poi delle cose statistiche è anche divertente da poter condividere con gli amici. Questo oggetto tra l'altro ha una particolarità, è il primo device fitness che si ricarica a induzione, perché la domanda è: ma dov'è la presa poi per ricaricare la batteria? Più lo usi più si carica? No, praticamente quando la batteria è scarica, invece di attaccare lo spinotto come siamo abituati, si appoggia su un portapalla che per elettromagnetismo ricarica la batteria interna, ed è la vera prima applicazione della ricarica a induzione. Fantastico. Senti, sempre restando nel wellness, Virgi, tu hai approfondito un discorso secondo me fondamentale, anche l'abbigliamento oramai high tech. Sì, anche perché non solo per chi si abbronza in spiaggia, ma anche proprio per gli sportivi, sono stati inventati dei tessuti tecnologici che funzionano esattamente come la protezione solare, anzi, secondo me sono anche molto più efficienti, perché lì si garantisce addirittura il 40% in più di esposizione solare. Vengono chiamati abbigliamento anti-UV, noi abbiamo trovato un sito nel preparare la puntata, abbigliamentoantiuv.eu, che peraltro, oltre a elencare tutte le caratteristiche di questo abbigliamento, collega direttamente ai siti che lo rivendono. Si tratta per lo più di, appunto, di abbigliamento sportivo, ad esempio abbiamo trovato anche un'offerta da Decathlon di una t-shirt a 4,95 euro, oppure la linea di Prenatal per la prima infanzia. Fondamentalmente si tratta di tessuti altamente tecnologici che vengono chiamati Ultraviolet Protection Factor e che possono essere utilizzati anche per la moda. Addirittura è talmente di tendenza, pensa, che in America esistono dei tessuti, in particolar modo dei costumi, che selezionano evitando i raggi UVB ma lasciando trapassare quelli UVA per chi aspira addirittura a una sana abbronzatura integrale. Qui addirittura il paradosso. Ma tu cosa ne pensi, ecco, di questa tecnologia negli abiti? Quanto costa? Dove la possiamo trovare? Cioè, io credo che possa essere utile, perché io ho provato a correre con una maglietta di cotone invece con una maglietta un minimo un po' più traspirante, insomma, il classico tessuto tecnico. C'è differenza ovviamente. Caspita, se c'è, perché ovviamente sono tessuti pensati per fare traspirare la pelle e soprattutto per permetterti di affaticarti meno. Qui entriamo in un discorso interessante. Diciamo che proprio stando anche nel range dei prezzi,
prezzi. Prendiamo una maglietta diciamo traspirante, come dici tu, lasciamo perdere la magliettina di cotone che fa anche un po' ridere indossarla, ma quindi una maglietta traspirante da running costa intorno ai 20-25 euro. Si può arrivare fino a 150 euro, per esempio, con il prodotto di top di gamma che è X-Bionic, che addirittura propone dei prodotti in fibra di alluminio, quindi con questi tessuti incredibili che addirittura a 50 gradi, li ho usati per esempio per correre nel deserto, ti permettono di non sentire il caldo, quindi non solo proteggerti dai raggi solari, ma addirittura di stare fresco, perché riflettono l'80% della radiazione solare. Nel mezzo ci sono delle fibre, io consiglio per esempio molto diciamo, vestiti a compressione, perché massaggiano anche la parte muscolare, quindi riattivano anche la circolazione del sangue e ti evitano per esempio crampi e dolori tipici di chi corre o di chi fa attività aerobica, soprattutto quando magari non è allenato. Quindi è importantissima la scelta. Il range appunto è alto, si passa dai 20-25 euro di una maglietta per il fitness da Decathlon o della Nike fino ai 150 euro del top di gamma che è X-Bionic, con questi incredibili tessuti che veramente io consiglio una visita sul sito, sono da fantascienza, perché non solo ti riparano dal calore ma ti massaggiano e fanno in modo che i capillari, la circolazione sanguigna fluisca e ti evitano i crampi. Ecco, tu hai parlato per marche giustamente, parlando anche un po' per negozi, è facile che ovviamente ci si rifugi nelle grandi catene, quelle più note, insomma le conoscono un po' tutti, anche lì insomma si possono trovare questi prodotti? Sì, beh, guarda, tranquillamente, io penso a Sport Specialist, penso a Decathlon, penso a anche Longoni, cioè diciamo che c'è tanta scelta, il punto è arrivare in negozi informati, perché poi sennò ci si fa prendere o dall'offerta speciale, che non sempre è il miglior prezzo, o magari dalla fretta di comprare il prodotto sbagliato, che è importante invece ragionare quando si fa sport, perché poi vuol dire far fatica, sudare, avere crampi e magari addirittura se sbagli il prodotto rischiare anche degli infortuni spesso gravi, soprattutto, ecco, io qui ci tengo a sottolinearlo, sulle scarpe da running. C'è tanta gente che si sfonda i piedi o si rovina i tendini perché magari è un pronatore e gli hanno dato le scarpe da supinatore, cosa che è fondamentale per esempio misurare l'inclinazione della caviglia. Ecco, questa è una cosa che va saputa e va, come dire, vista prima di comprare. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo, soprattutto sul discorso della scarpa, se vogliamo spendere qualche soldo in più forse quello è il miglior investimento. Sicuramente. E adesso in realtà tu abbiamo, cioè finora, come dire, già sto già sudando perché abbiamo parlato insomma di benessere, di wellness e un po' di fatica. Invece in questo momento io vorrei fare un altro discorso per quelli che amano un po' la pigrizia, a cui piace stare sostanzialmente un po' pigri sotto l'ombrellone a fare cosa? Fondamentalmente a leggere. Insomma, io fino a ieri mi portavo i miei libri, anche tomi, sotto l'ombrellone, invece adesso la rivoluzione dell'ebook reader ha garantito una grande comodità anche in spiaggia. Allora, io vorrei approfondire questo discorso con il nostro ospite che abbiamo al telefono, Vittorio Passeris. Buongiorno. Buongiorno. Giornalista e esperto di comunicazione e media. Senti, allora, io vorrei chiederti, innanzitutto focalizziamoci sul fatto che utilizziamo uno strumento, un device comunque tecnologico, che può costare anche diverse centinaia di euro, sotto l'ombrellone, quindi come dicevamo a rischio sabbia, a rischio acqua, a rischio figli, come ci stava dicendo il nostro ospite in studio. Da questo punto di vista cosa consigli come acquisto? Che cosa deve avere il nostro acquisto per essere veramente conveniente? Due cose brevissime. La prima è che oramai l'ebook reader è quasi un utility, cioè un oggetto che sostanzialmente serve per fare altre cose e che ci arriva a dei costi, diciamo, l'ebook reader standard ragionevolmente bassi, anche perché l'obiettivo di chi produce i book reader, ma anche di chi poi gestisce piattaforme di distribuzione digitale di contenuti, è quello che poi io entro nella piattaforma e poi comincio a comprare dalla piattaforma prodotti, cioè libri, per capirci. Quindi sostanzialmente diciamo l'ebook reader, poi se noi parliamo dei tablet che fanno anche i book reader, questo è un altro discorso. Allora, discorso sabbia è discorso mare, tra l'altro io sono in questo momento al mare, quindi più o meno ne parlo dal vero. Il problema c'è. Allora, innanzitutto il vantaggio dell'ebook reader è che in piena luce, quindi al mare, si leggono decisamente bene, molto meglio dei tablet, no? Proprio perché sono fatti con una tecnologia che, riflettendo i raggi luminosi, in piena luce funziona benissimo. Ci sono varie modalità per difendersi. La prima è il classico, come dire, la classica custodia che può sempre servire. Ci sono anche quelle oramai in versione impermeabile che funzionano benissimo, sono cosine che si salvano di tutto. La storia più epica fu quella di una mia collega amica che invece si è seduta e ci ha messo un piedone sopra e quindi lì non si può fare niente, ma questo è un altro problema.
Senti, ma io mentre parlavi, insomma, siamo andati, come potrebbe fare chiunque sostanzialmente anche durante la nostra trasmissione, in internet a vedere qualche prezzo. C'è un prezzo medio secondo te che, come dire, garantisce un buon acquisto? Perché io ho visto adesso, peraltro ci sono diverse promozioni proprio in vista dell'estate, quindi si parte anche, diciamo, dai book reader, penso anche intorno ai 70 euro, per salire a quelli che sono anche 250, eccetera. Più, diciamo, accessoriati, con la possibilità magari di navigare anche in internet a tutti gli effetti, praticamente quasi dei tablet, se non proprio dei tablet. No, sono dei tablet. Cosa io personalmente la vedo così, sostanzialmente se uno ha un lettore forte, quindi usa lo strumento proprio per leggere, apparentemente si compra un ebook reader e con 100 euro si toglie tutti, cioè si compra un oggetto già di qualità notevole. Direi addirittura scendere, perché conviene quasi comprarsi quelli che costano di meno, almeno così se succede un disastro non è che ci perdi molto, poi riesci a risalire attraverso la piattaforma di distribuzione digitale tutti i libri che ti sei comprato. Gli altri sono prettamente dei tablet, quindi possono servire sicuramente a qualcuno che abbia bisogno anche di fare qualcosa di decisamente molto di più che leggere un ebook. Però ripeto, tutte le volte che si compra qualcosa di tecnologico, la prima cosa che bisogna porsi in testa è a che cosa mi serve, cioè a che cosa voglio usare, poi dopo è abbastanza facile fare delle scelte. Peraltro noi stiamo parlando dei supporti, quindi gli ebook reader, però il discorso diventa interessante nel momento in cui comunque, come dicevi, quando si va nello store dei libri si scopre che in realtà poi l'ebook in genere è decisamente scontato rispetto a qualsiasi altro libro normale. Sì, e questo tra l'altro è un fenomeno però che limitatamente avviene in Italia, perché se voi ci fate caso, togliendo tutti i costi distributivi di realizzazione fisica eccetera eccetera, se gli editori fossero, mi permetto il termine, un pochino più onesti, gli ebook reader potrebbero costare sul mercato italiano ancora molto di meno di quello che costano all'utente finale, quindi il problema è che in effetti si fanno degli affari, sicuramente si potrebbe farsene ancora di più, considerate anche il fatto che anche in quel settore lì oramai ci sono anche le svendite in certi periodi dell'anno, e quindi si comprano sostanzialmente a ottimo prezzo, prezzo inferiore dell'inferiore, mettiamola così. C'è da dire, e io qui fare una precisazione, perché secondo me sotto l'ombrellone a volte si tende anche magari a comprare l'ultimo libro uscito, si ha più tempo di leggere, ecco, forse proprio per questi meccanismi che dicevi anche del mondo dell'editoria, i libri appena usciti non sono propriamente, forse neanche subito. Formato ebook, questo è importante da dire, e hanno anche a volte un prezzo pieno. Bah, oggi no, proprio pieno no, però siamo lì. E poi no, oramai perlomeno tutti i bestseller previsti sono in formati ebook. Aggiungo una cosa però per quelli che amano i classici, che buona parte dei classici della letteratura italiana e anche straniera, quelli che sono oramai fuori dal diritto d'autore, sono assolutamente scaricabili dalla rete gratuitamente e ve li potete leggere con grande piacere sotto l'ombrellone, che secondo me tra l'altro è un'ottima opportunità in un periodo dell'anno in cui uno è più rilassato. Se li scarica e li trova anche su tutte le piattaforme, anche perché sento di esenti da diritti, cioè non avendo più la copertura del diritto d'autore, e anche in questo caso non ci sono più costi accessori da pagare. Esatto, buona pratica delle piattaforme digitali è farveli arrivare a gratis, anche perché non potrebbero farvi pagare una cosa che certo, tipo Dostoevskij, ecco, possiamo leggerci Delitto e Castigo tranquillamente sotto l'ombrellone, non verrà. Esatto, per quelli che gli piace, non so, Dante Alighieri o Manzoni, tutta roba buona. Va bene, grazie mille. Buon lavoro, arrivederci. Grazie, presto. Ciao, anche a te, ciao. Allora, Michele, senti, prima di chiudere questo blocco, poi torneremo a parlare, hai qualcosa da aggiungere sul mondo degli ebook reader? Sì, una cosa molto importante, proprio per chi li usa in spiaggia, che per esempio nella Riviera Adriatica ci sono 150 km di spiagge coperte gratuitamente dalla Wi-Fi offerte dai gestori dei bagni. Quindi basta andare, quando si va a prendere il ghiacciolo, si chiede anche la schedina gratuita della Wi-Fi e dal tuo ombrellone tu ti colleghi in Wi-Fi in questa offerta che copre tutta la Riviera Adriatica e si può navigare e scaricare il libro al momento, quindi senza bisogno magari di averlo dovuto scaricare da caso prima di andare in spiaggia. Senti, peraltro hai detto una cosa fondamentale, hai introdotto il discorso della copertura Wi-Fi, quindi di avere la possibilità di navigare in internet in vacanza, perché questo in realtà è fondamentale, in particolare per un settore, che è quello proprio della navigazione, intendiamo la navigazione quando andiamo in macchina, abbiamo il nostro, ormai è diventato un termine comune per designarlo, TomTom, il navigatore
navigatore satellitare appunto che ci scarica le mappe, oppure quando facciamo i turisti in diverse città, e anche lì abbiamo deciso di scaricarci le nostre cartine sul cellulare. Anche qui bisogna però prestare attenzione proprio a questo, alla copertura del wifi, perché ve lo spieghiamo tra pochissimo dopo la pubblicità.